il potere della finanza, che è la sfera del potere dove appunto si gestisce il denaro per il denaro. E dove ormai è diventato vero che il capitale è lui la fonte della ricchezza, cioè il capitale si riproduce da solo. Pensate all'inizio della modernità economica, quindi Adam Smith, quando a loro si chiedeva da dove deriva la ricchezza, qual è la fonte del progresso dell'economia umana, loro un po' stoltamente rispondevano due fattori: il lavoro e il capitale. Perché dico stoltamente? Si sono scordati la natura, cioè che tu nel lavoro hai bisogno di energie naturali, elabori materiali naturali, devi stare alla compatibilità col mondo naturale. Quindi l'economia moderna è nata concettualmente dimenticando completamente la natura. Adesso ha fatto uno scatto in più nella sua follia, sta cancellando il lavoro. Non è il lavoro che produce la ricchezza, è il capitale che la produce da sola. Quindi il lavoro è diventato sinonimo di costo del lavoro, è diventato un freno, è diventato un peso. Non è diventato un elemento, no, di progresso e di liberazione.